Buongiorno, buon mercoledì mattina. You wanna let me go, nah, nah, now. Are you saying that you change your mind? For love or pity, let me know, nah, nah, now. Allora, io mi sono svegliata con molta calma, adesso voglio andare a prendere la tazzina perché voglio fare colazione. Non ho ancora preso il caffè, sono stata a letto, ma non ho ancora preso il caffè, anche perché in questi giorni, da quando non sono stata tanto bene, non mi va di prenderlo subito appena sveglia, aspetto sempre un pochino e quindi niente, ho aspettato di alzarmi e adesso me lo faccio. Ho preso la mia tazzina e allora, tra l'altro, l'altro giorno ho fatto un po' di decluttering quando ho pulito tutta la cucina con mia sorella, eravamo lì, prendi uno, togli l'altro, ho tolto un po' di tazze, l'ho regalata alla mia vicina di casa che lei fa anche lei un po' la collezione delle tazze, gli ho detto guarda, se non ti offendi ti do un po' di tazze che tanto io non uso e almeno le sfrutti tu, quindi gliel'ho regalata a lei, che io comunque non avrei tenuto. E niente, allora adesso aspettate che metto su la tazzina. Allora, volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi che mi avete scritto sotto il video del divano. Sono contenta che vi sia piaciuto, sono contenta che abbiate detto la vostra sul divano. Non pretendo che piaccia a tutti, perché ovviamente ognuno di noi ha i propri gusti e quindi magari quello che piace a me può non piacere a te, quello che piace a te può non piacere a me, quindi ci sta che magari qualcuno mi abbia detto ma è scomodo, ma è piccolo. Come vi ho detto anche l'altra volta, volevamo non chiudere lo spazio, perché anche se di spazio ce n'è, come avete visto, perché qualcuno mi ha detto hai talmente tanto spazio che forse uno si perde, ma era proprio quello che volevamo noi, avere proprio un qualcosa di piccolo, perché sennò non avevo nessun problema a prenderne uno più grosso, con chaise longue come quello che ho già, che poi metterò su in mansarda, o semplicemente magari un tre posti, quattro, che prendesse tutto lo spazio libero, ma io volevo qualcosa di raccolto, ecco, qualcosa di piccolino, anche perché poi lateralmente andrò a metterci la poltrona, anzi ce l'ho già la poltrona, ma vorrei poi tornando dalle ferie prendere proprio, volevo proprio acquistare la poltrona abbinata al divano, perché credo che andrebbe a completare. E visto che la mia idea, come già da progetto con Elena, era di mettere il divano con una poltroncina proprio per ricreare un ambiente diverso dal classico salotto, più una zona pranzo con un angolino relax, quel divano lì secondo me era perfetto. Quindi la dimensione del divano non è stata scelta in base alla dimensione della stanza, ma proprio per quello che io volevo andare a creare. Quindi questo è il motivo del perché ho preso una misura contenuta, quindi è quello. E poi altra cosa, comodità. Allora, mi avete anche chiesto se è comodo perché non ha i braccioli laterali, a differenza del mio che andrà su, che li ha. Il classico divano prevede il classico schienale con i classici braccioli. Io volevo una cosa diversa, volevo una cosa che andasse a differenziarsi dal classico, dal tanto visto, quindi volevo una forma che andasse proprio a staccarsi dagli standard, e quello è stata, e quella è stata la mia scelta. Allora, a livello di comodità voglio precisare una cosa. Allora, come sapete, io prima di prendere il divano di poltrone sofà, che è quello che, ripeto, andrà sul mansarda, che vi metto qui, che abbiamo acquistato mi sembra 3 anni e qualcosa fa, avevo il divano di Ikea che ho dovuto sostituire. Infatti vi dico, non so chi si ricorda, non l'avevo neanche venduto, l'avevo regalato proprio perché non era in buono stato, aveva tutti i cuscini completamente sfondati, soprattutto quelli delle sedute, completamente sfondati, affossati, cioè
distrutto, di pessima qualità. Me l'aveva detto anche già una mia amica Elena, che lei ce l'aveva, e quando io avevo intenzione di comprarlo, lei mi aveva detto: valutalo bene, perché guarda che anche io lo cambio, perché è un disastro, si sfonda. Però a me piaceva talmente tanto, perché era molto lineare, era quello che volevo io, non volevo spendere tanto, e quindi senza neanche rifletterci l'avevo acquistato. Il fatto che andasse a sfondarsi mi creava sempre comunque male alla schiena, perché un divano troppo molle, troppo scomodo, ovviamente fa venire i malanni. Poi, non essendo più giovane, ormai essendo entrata negli anni 40, ovviamente il mio fisico non è più quello dei 30, e quindi qualche malanno iniziava a venirmi, qualche dolorino alla schiena e tutto. Quindi sarei stupida se adesso io non fossi andata a puntare anche sulla comodità. Quindi, con l'esperienza che ho di quel divano là, sicuramente non sarei stata così leggera a scegliere un divano scomodo solo per l'estetica, poi ai tempi da poltrone sofà, perché ho detto: questo deve essere, questo deve rimanere a vita. Volevo un qualcosa che prendo e mi deve rimanere, anche perché Mauro mi avrebbe assolutamente impedito di cambiarlo. E questa è la stessa cosa, cioè è un divano comunque di un certo tipo, e sarei stata stupida a scegliere un divano scomodo solo perché bello. No, io volevo un divano bello, ma che fosse anche comodo, dove io potessi coricarmi, sedermi, sdraiarmi, rilassarmi, fare video senza dovermi alzare, avere male la schiena. Il fatto che non abbia i laterali, quello non c'entra niente, perché comunque il divano è fatto in maniera circolare, quindi lo schienale va a girarsi e permette al corpo di andarsi proprio a sdraiare in quella parte lì che gira. Quindi tutto assolutamente studiato nel minimo particolare, e non ho il laterale del divano, la parte dove potersi appoggiare, ma lo schienale va a ruotare e permette quindi di potersi coricare. Quindi tutto studiato nei minimi particolari. Non andrei mai, ripeto per l'ennesima volta, a fare una scelta di un qualcosa di un certo tipo per poi doverlo magari cambiare o non essere contenta. Infatti questo ha fatto sì che, non so se avete notato, negli anni sono cambiata. Prima volevo per forza finire la casa tutta e subito, anche quando abbiamo comprato questa casa, cioè comprato il terreno, perché poi l'abbiamo fatta costruire noi, volevo tutto e subito, i lampadari, le appliche, il divano, quello, quell'altro, quindi mi sono battuta in spese e in cose fatte così, tanto per voler far di fretta e sbagliando. Negli anni, ovviamente anche adesso maturando, sono arrivata invece a fare le cose un pochino più con calma. Infatti a volte si dice: dice ma non fa, dice ma non fa, dice ma non fa. Come avete visto, ho fatto con tanta pazienza, quindi senza fretta i cambiamenti che faccio, però come avete visto, tutto quel che dico faccio, non ho mai preso in giro nessuno e non ho mai detto lo faccio se poi non è vero. Ci sono dei tempi da rispettare, ma come vi ho detto, ho imparato a rispettare i tempi, ho imparato a non voler tutto e subito, ho imparato a fare le cose con calma, come anche la cucina, come avete visto, non è stata completata, perché a parte che è successo tutto quello che è successo, che mi ha fatto pensare che la cucina fosse l'ultimo delle cose, non avevo la testa e non avevo la voglia. Adesso posso pensarci, ma meno male che la calma che è subentrata negli anni mi ha fatto aspettare, perché avrei sicuramente fatto una scelta di cui mi sarei pentita. Dopo aver parlato con l'architetto, che mi ha dato due dritte, mi ha dato due consigli, mi sono resa conto che in effetti non era la soluzione adatta al tipo di ambiente che abbiamo noi. Poi comunque vi spiegherò, vi farò vedere a cose fatte, ma vi dico solo che meno male che non ho fatto quella scelta, che era meravigliosa, bellissima, ma non la possiamo fare per una questione di praticità. Poi però vi faccio vedere sempre a cose fatte. Però come avete visto, meno male che non l'ho fatta, perché la fretta mi avrebbe portato a un qualcosa che poi mi sarei pentita. Invece ho fatto il preventivo, ho fatto il progetto, mi sono fatta fare il preventivo della cucina, ho lasciato un attimo in stand by
e adesso posso dire meno male che non l'ho fatto. Quindi a volte la fretta fa fare errori, fa fare cose sbagliate. Io negli anni, quando ero più giovane, posso dire di avere sbagliato tante cose. In realtà adesso preferisco fare come sto facendo, quindi con calma, senza fretta, nessuno mi corre dietro, i cambiamenti che voglio fare arrivano. E basta, adesso prendo il caffettino che non... sta già diventando freddo e poi vado a fare una lavatrice, ho tolto le lenzuola, ho tolto tutte le cose così, ho messo anche i pigiami, li vado a buttare in lavatrice, faccio andare la lavatrice con questi capi, poi tolgo tutto e rifaccio di nuovo un altro lavaggio con altre cose. Ne approfitto visto che c'è una bella giornata, tra l'altro fa un caldo tremendo, aiuto, aiuto, aiuto. E basta, adesso vado a portare Argo un po' fuori perché si sta abituando male in questo periodo, è sempre con me, è diventata una cozza, quindi vado a metterlo un po' in giardino da solo, così manteniamo questa cosa e io faccio un po' di cose in casa. Devo anche pulire, passare l'aspirapolvere, che quella devo passare tutti i giorni perché con Argo devo passare tutti i giorni, lavare di nuovo il pavimento perché è comunque ancora macchiato e poi niente, faccio un po' di cose. Allora, come vedete, io ho posizionato la poltroncina vicino al divano. Ieri poi l'ho tolta nel video perché volevo dare importanza al divano, quindi non aveva senso mettervela. Però come vedete noi abbiamo spezzato con questa e questo è quello che noi volevamo ricreare, quindi un divano con una poltroncina relax e il tavolino. E se avessi preso un divano più grande sicuramente la poltroncina non ci sarebbe stata e quindi non avrei potuto ricreare il salottino che volevo io. Adesso noi abbiamo questa qui, che è quella di Casa Shop, ma che andrà poi sostituita con la poltrona, come vi ho detto prima, dello stile del divano, che vi metto qua così potete vederla, così abbiamo la continuità divano e poltrona. Momentaneamente ho messo questa perché ce l'avevo e quindi mi dispiace non metterla, ma questa qui andrà poi su in mansarda, ne prenderò un'altra uguale e la metterò su. Giù volevo riprendere il divano con la poltroncina della stessa linea e quindi andare a dare un po' una continuità, ma dividere le due cose, quindi divano e poltroncina relax. Vedete, anche guardando da questa angolazione qui, la poltroncina sta comunque bene, spezza un pochino di più il tutto, completa un po', ecco, va a coprire quel buco che c'è, ma che è stato fatto apposta per metterci la poltroncina già da progetto, era già composto così. Allora, ho appena messo la roba all'interno della lavatrice, così la faccio andare, asciuga. Nel frattempo mi ha chiamato Ale, mi ha detto che sta venendo con Pietro a mangiare, quindi devo pensare a cosa fare. A Pietro farò della pasta al pomodoro, perché lui in questo periodo è team pasta al pomodoro, ha avuto il team pasta bianca, gnocchi e adesso pasta al pomodoro. Quindi metterò su un po' di sugo di pomodoro per lui e farò la pasta. Invece per me Ale quasi quasi gliel'ho chiesto, mi ha detto di sì, facciamo un bel minestrone, anche se fa un caldo becco, ma chissà perché ho voglia di minestrone e quindi attaccherò il bimbi e lo farò andare. Poi Ale mi ha detto di non mettere la pasta perché lei lo vuole senza pasta, io un pugnetto la metto perché a me piace il minestrone sempre con un pochino di pasta. Quindi quasi quasi faccio i ditalini, così almeno li faccio al pomodoro a Pietro e a me li faccio invece nel minestrone. Momento pranzo, io ho tirato fuori una bella padellina, pentolino, un bel pentolino per fare la pasta a Pietro e Nea. Allora, mi state chiedendo sia qui su YouTube ma anche su Instagram quando vi faccio vedere il finestrone. Allora, come vi ho detto l'altra volta, il finestrone è ancora da ultimare, ci sono dei piccoli dettagli che non sono finiti perché deve asciugare, perché ci sono un po' di cose che hanno bisogno un pochino più di tempo, quindi il muratore mi ha detto lasciamo tutto così, poi torniamo e finiamo. Quindi è tutto un po' in stand by, ovviamente il finestrone c'è già, per chi entra sembra già completamente terminato, in realtà no, però io preferisco farvelo vedere
finito, una volta per tutte, una volta e buon. Non vi ho detto l'altra volta, almeno mi sembra di non avervelo detto, che ovviamente un piccolo problema c'è stato, cioè abbiamo un vetro rotto del finestrone. Quando me l'hanno sballato, non mi ricordo se ve l'ho detta questa cosa, quando hanno sballato il vetro si sono accorti che era rotto. Ovviamente loro me l'hanno messo lo stesso, perché sennò rimanevo senza finestra, rimanevo senza vetro e niente. Quindi loro hanno lo stesso messo il vetro, tanto di quelli proprio super spessi, e appena arriva quello che hanno ordinato me lo vengono a cambiare. Però poteva andare tutto liscio? No! Ovviamente quando si fanno queste cose, ovviamente un po' di sfortuna c'è sempre, e quindi niente, è arrivato così. Però vi dico la verità, quando mi hanno detto c'è il vetro rotto, la prima cosa che ho pensato, ho detto no, più che altro perché adesso devono ordinarlo, deve arrivare, devono cambiarlo. Però ero talmente tanto felice di vedere la finestra posizionata e il risultato finale, che anche il fatto che mi sia arrivato rotto, ho detto pazienza, aspettiamo, chi se ne frega, tanto comunque il vetro c'è, la finestra c'è, quando arriva arriva, quindi non mi sono neanche sconvolta più di tanto. Però ahimè è arrivato rotto. Adesso al massimo ve lo faccio vedere, così vedete più da vicino. Guardate, eccolo qui, non so se riuscite a vedere bene perché c'è il riflesso. Comunque guardate che bel taglio, però pazienza, sono cose che possono capitare, che possono succedere, e niente, ci sono cose molto più gravi nella vita. Però abbiamo anche il vetro rotto, non si nota neanche più di tanto, perché vi assicuro che tutti quelli che sono entrati in casa non ce n'è uno che si è accorto del vetro rotto, perché essendo nell'angolo non si nota neanche. Però ovviamente io lo so, lo vedo e mi scoccia, però niente, aspettiamo. Comunque preparo il pranzo. Allora, Ale e Pietro sono appena andati via, sono le 2:30 mi sembra, e sono appena andati via perché Pietro deve andare dal dentista oggi, aiuto, era già in crisi per questa cosa. Io, come vi ho detto, ho fatto il minestrone, ne ho avanzato un bel po', l'ho messo qua dentro, così almeno lo metto in frigorifero e lo lascio raffreddare. Adesso è ancora caldo, quindi lo tengo fuori dalla cucina. Ho un bel po' di roba da lavare, perché come vi ho detto Pietro ha voluto la pasta al pomodoro, noi abbiamo mangiato il minestrone, quindi sempre mille cose da preparare. Devo vedere se ho la lavastoviglie con la roba pulita. Sì, adesso mi metto a svuotare la lavastoviglie, così poi la carico con le cose sporche, ma non la faccio andare perché di solito aspetto la sera o anche magari la mattina dopo per averla un po' carica e non farla andare con giusto due cose e sciupare l'acqua. Però visto che ne ho un po' di cose da lavare, preferisco comunque farla andare e non lavare i piatti a mano, cosa che ogni tanto facciamo, però non ho voglia, quindi la svuoto e poi la carico.
Comunque mi sono coricata, guardate, vi faccio vedere che riesco anche a coricarmi sul divano e appoggiarmi anche con la testa, perché anche se non hai braccioli, come qualcuno mi ha detto, riesco a coricarmi benissimo perché questa parte qui di divano gira, quindi mi permette assolutamente di coricarmi alla stragrande. Ho il computer, così inizio a editare il video, questo qui che sto girando, e vediamo se riesco a metterlo stasera, se no ve lo metto domani. Niente, è arrivata ormai, siamo verso sera, è tornata Ale con Pietro che sono andati dal dentista, mi ha detto che gli ha fatto la pulizia dei denti, l'ha messo un po' a posto e niente, allora io sono uscita perché sto andando a togliere le cose stese, aiuto, c'è un'ape, le cose stese durante la giornata, quindi vado a togliere quelle cose lì, così le piego, metto tutto via. Adesso ho lavato altre due o tre cose che avevo, che non ho fatto la lavatrice oggi perché poi avrei dovuto stenderla, faceva troppo caldo per uscire, quindi sto facendo tutto adesso, tanto sono le 6:30, il tempo che le stendo si asciugano subito e niente. Comunque adesso io vi saluto, così vado a preparare quel che rimane per la cena e ci vediamo poi domani o prossimamente con un nuovo video. Ciao!